Vegan Chef Made a Bali, Ubud, nel Moxa, che è uno dei ristoranti vegani più incredibili che io abbia mai sperimentato. Tanto che ho deciso di cominciare questo show con Chef Made per capire come effettivamente un'imbranata come me e Fornelli può imparare a cucinare. Oggi vedremo come cucinare il nostro raviolo alla caprese con ripieno di formaggio di anacardi. Per prima cosa lasciamo gli anacardi a mollo per un paio d'ore. Dopodiché li laviamo fino a quando non sono un pochino morbidi e sono pronti per essere frullati con un po' d'acqua. Quindi prendiamo una retina da formaggio, la mettiamo dentro uno scolino, ci mettiamo dentro il nostro formaggio, lo copriamo per bene, ci mettiamo sopra un peso per 12 ore circa, così si libera di tutta l'acqua in eccesso. Lo lasciamo in una stanza che sia a temperatura ambiente e voilà, il formaggio di anacardo è pronto. Passiamo ora ai ravioli. Prendiamo 2,5 tazze di zucca tagliata, mezza tazza di anacardi e un pizzico di sale e poi tutto nel blender. Aggiungiamo un po' di psyllium, se ce l'abbiamo, spalmiamo tutto il risultato su una carta da forno. Questa è la pasta del nostro raviolo vegano. Facciamo le nostre formine. Ho sempre trovato cucinare una cosa particolarmente stressante e fastidiosa ed è la prima volta, devo dirvi la verità, che la trovo una cosa divertente. Ed è il momento del ripieno. Formaggio di anacardi, pomodorini secchi ed erba cipollina. Il formaggio ce l'abbiamo, mettiamo tutto in una ciotola con l'aggiunta di un po' di pepe nero. E mescoliamo tutto. Prendiamo letteralmente un cucchiaino del nostro formaggio, lo poniamo al centro della pasta ritagliata per il nostro raviolo, ci mettiamo sopra un'altra formina di pasta di raviolo e facciamo dei buchini con la forchetta. Possiamo anche aggiungerci una nota artistica se vogliamo e via. Ora poniamo un po' di pomodorini secchi sopra, aggiungiamo erba cipollina o basilico, un po' di olio piccante oppure no tutto intorno, a little bit of pepper e voilà! Gnam! Si mangia!